Ok, l'altra volta eravamo arrivati nell'escursus storico che porta alla teoria della gravitazione a vedere il contributo cruciale di Copernico. Il quale segue un corso di studi di formazione essenzialmente religioso, ma si interessa molto alla matematica e viene a studiare in Italia. Quest'estate per caso mi sono trovato a passare per Ferrara e c'è vicino alla cattedrale una lapide, un'effigie, dove si dice Copernico ha preso in questo edificio la laurea in legge nel 1600 e non mi ricordo più quanto, o 1500. Tra i suoi studi ci sono i lavori di Archimede, l'arenario per essere esatti, e studiando l'arenario viene a conoscenza della teoria eliocentrica di Aristarco di Samos. E la cosa che gli interessa molto è spendere circa 20 anni per confrontare i dati astronomici della sua epoca con il modello eliocentrico. E nel libro che lui pubblica molto tardi, perché sa che è dinamite, non vuole affrontare le conseguenze, lo dà alla stampa molto tardi, dice nel De Revolutionibus, Ordine Celestium, contro l'opinione accolta dagli scienziati, dagli studiosi, e perfino contro il senso comune, oso immaginare che la Terra sia dotata di movimento. Tanto era stato dimenticato il lavoro di Sileuco. Perché? Perché l'idea standard è il modello tolemaico, geocentrico, dove la Terra è ferma, non ruota, non gira, non c'è distribuzione né rotazione, è il centro dell'universo. Io oso immaginare che la Terra in realtà si muova contro l'opinione di tutti. E quindi recupera il modello eliocentrico e vedi che le cose si semplificano un pochetto in realtà, non tanto. Perché? Perché la sua opinione, il suo metodo di lavoro contempla, assume che comunque le orbite siano delle circonferenze, che dà disaccordo, non funziona meglio che il modello geocentrico, ma comunque non funziona. Sono delle difficoltà. Un altro grosso astronomo dell'epoca, un certo quindi scusate, ma orbite, sistema eliocentrico, ma con orbite circolari. Queste le segniamo in rosso. Un altro grosso astronomo, cioè era danese, 1546, 1601, una persona che disponeva di, a parte era un nobile di famiglia, ma aveva il favore del re,
e gli viene concessa un'isola sulla quale lui costruisce un istituto di astronomia. Il più, come dire, più all'avanguardia, ecco, per quanto si poteva fare in Europa. E accumula una lista di osservazioni astronomiche molto precise, una mole di dati estremamente importante. Lavora solo a occhio nudo, il telescopio non è ancora stato introdotto. Verrà introdotto circa 6 anni dopo, 4 anni dopo la sua morte. E il suo scopo è produrre delle tavole, delle tabelle che calcolino e predicano e riassumono la posizione degli astri in cielo, le tavole Rudolfine, dall'imperatore Rodolfo che gliel'ha commissionato. E riguarda essenzialmente il moto della Luna e dei pianeti. Su questo però Tycho Brahe non avrà la possibilità di lavorarci a lungo. Perché? Perché muore. E il suo lavoro è tipo raccolta di dati. L'interpretazione, il grosso dell'uso di questi dati, viene fatto da un suo allievo. Quindi raccolta dati. Utilizzati dopo da un altro grande protagonista della storia, Giovanni Keplero, 1571-1630. Il quale conosce l'opera di Copernico, conosce i classici, conosce il trattato sulle coniche di Apollonio, l'opera di Archimede, e la sua idea, anche lui è mosso da uno spirito, cioè da un intento profondamente celebrativo religioso, è che esiste un'armonia. Una delle sue opere principali sono le Harmonices Mundi, cioè le armonie del mondo, che l'armonia è spiegabile, è comprensibile e che coerentemente col modello eliocentrico è il Sole non solo illumina i pianeti, questa parte dell'illuminare ha un peso enorme in quello che segue, ma anche li guida. Però il suo obiettivo ovviamente era quello di dare l'interpretazione, la descrizione completa del sistema solare, ma non ci arriva. Arriva però a formulare un'ipotesi più precisa di quella del suo predecessore Copernico. Perché? Perché dice non solo il sistema dei pianeti è un sistema che ha il Sole al centro, ma in generale le orbite non sono delle circonferenze, cade un pilastro della fisica aristotelica, e non vengono percorse a velocità costante, un altro pilastro che cade. Cosa affermo? Se io vado a vedere i dati che ho a disposizione, lui per vie traverse è riuscito a farsi dare i dati di Tycho Brahe, e quindi aveva una sorgente di informazioni rarissima e preziosissima per l'epoca, e dice il tutto funziona molto meglio, la visione è molto più semplice se funzionano le seguenti leggi. E lui pubblica, sono tre, ma pubblica separatamente, non sono tutte nella stessa opera. La prima dice i pianeti, esattamente,
pianeti percorrono delle orbite che sono delle ellissi. Con il Sole che occupa uno dei due fuochi. Le ellissi sono delle coniche, delle curve che otteniamo sezionando un cono con un piano. E diversamente dalle circonferenze, che ha un unico punto notevole che è il centro, le ellissi ne ha due, che vengono chiamati fuochi. In uno di questi due punti notevoli si trova il Sole. Quindi, in generale, le orbite dei pianeti non sono delle circonferenze. La circonferenza è uno speciale tipo di ellisse nel quale i due fuochi vanno a coincidere, ma è un caso speciale, molto raro. In generale sono delle ellissi. Primamente. Secondamente, se prendiamo le ellisse, qui c'è il Sole, il Sole giallo, qui c'è la Terra, il pianeta azzurro. Se considero un segmento che congiunga Sole e pianeta in due posizioni diverse, allora la superficie coperta dal raggio vettore, si chiama, cioè dal congiungente Sole-Terra, questo raggio spazza tutta la superficie configurata dentro l'ellisse. In che modo? L'area coperta, ok, ha lo stesso valore in pari intervalli di tempo, cioè copre aree uguali in tempi uguali. Cioè se per andare da posizione P1 alla posizione P2 ci vuole un tempo delta t, l'area coperta è delta A, allora la grandezza delta A, area coperta nell'intervallo di tempo delta t, è costante in tutta l'orbita. Il raggio vettore copre aree uguali in tempi uguali. Che significa? Significa che quando il pianeta è vicino al Sole, perielio, okay, per avere la stessa superficie, la base, anche se è una base curva, deve essere più lunga. Perché? Perché l'altezza di questo triangoloide è più corta. Quindi qui il pianeta è più veloce. Invece quando è più lontano, la base è più piccola. Perché l'altezza del triangoloide è più grande. E l'area è base per altezza. Anche se, ripeto, la base in questo caso è curva. Quindi per coprire questo tratto impiega lo stesso tempo che questo. Quindi, più vicino al Sole, più veloce va. Non è più un moto circolare uniforme. La velocità cambia nel tempo. Non si tratta più di moto uniforme. Terza legge. Le prime due leggi sono relative all'orbita di uno stesso pianeta. La terza mette in relazione orbite diverse. Questa di solito è una differenza che passa in secondo piano, ma è molto importante. Se rifacciamo il disegnetto, che c'è il Sole, l'orbita della Terra e sono in scala, qui c'è Giove. Se confronto corpi celesti a distanze medie diverse
dal sole, allora noto che il quadrato dei periodi di rivoluzione, cioè il tempo impiegato per percorrere l'intera orbita, sono proporzionali al cubo del semiasse maggiore, o se preferite al cubo del della distanza media. La terza potenza della distanza media o del raggio medio dell'orbita è proporzionale al quadrato del periodo di rivoluzione. Raggio medio, distanza media. La distanza media è la terza potenza, cioè la distanza del Sole cambia nel A in realtà caratterizza il semiasse maggiore, cioè la metà di questa distanza. Ok? Tutto chiaro? Questo è il contributo di Keplero, che finalmente raggiunge una descrizione numericamente quantitativamente ottima, precisa, con le informazioni che aveva, con le osservazioni che aveva all'epoca. Funziona se le orbite sono delle ellissi e se le ellissi vengono percorse a velocità variabile, e più lontano sono dal Sole, più lentamente il pianeta gira. Ok, queste sono cose non ovvie, non banali. Cioè, dietro c'è uno studio molto lungo. È un grande acume, perché non è ovvio trovare una relazione, un comportamento, una regolarità simile. Una cosa che salta agli occhi. Cosa dice Keplero? Beh, lui dice, ricordate il discorso che il Sole guida e illumina i pianeti? Fa un'analogia e dice, beh, se è un disegno, se prendo il Sole in questo punto e traccio, per semplicità, supponiamo su una circonferenza con dato raggio R, se va bene, la luce del Sole, lui intendeva una geometria piana, ragionava nel piano. La luce del Sole a questo raggio, che non è piccolo, viene distribuita lungo tutto questo contorno. Okay. Quindi, tra virgolette, ho quella che noi chiamiamo adesso una densità di luce, che è tutto quello che esce dal Sole diviso per la lunghezza della superficie, del contorno dell'orbita. Se prendo un'orbita più grande, il Sole emana la stessa luce, okay, ma è distribuita su una lunghezza più alta. 2π r piccolo, qui ho 2π r grande. Siccome la sua luminosità è distribuita su un contorno più lungo, qui a parità di lunghezza me ne arriva di meno. Quanto di meno? Beh, se la lunghezza di circonferenza raddoppia, qui sarà illuminata la metà. Cioè, se chiamiamo S piccolo la densità di luminosità sul contorno, questo è proporzionale all'inverso della distanza, è inversamente proporzionale alla lunghezza del contorno, che era più del Sole. Più lontano vado, meno luce riceve ogni centimetro di tratto. Ok? E lui presupponeva che la virtù, tra virgolette, del Sole, che fa sì che lui guidi i pianeti, sia forse legata a questo tipo di interpretazione, questo tipo di fenomeno. Nello stesso periodo del
circa, vediamo se lo trovo, fine 1500, scrive un'opera chiamata De Magnete, fine 1500, scusate, che descrive quantitativamente la forza magnetica, studia le calamite. Okay. E Galileo stesso elogia l'opera di Hilbert, che è il primo lavoro scientifico sul magnetismo. Un'interpretazione, siccome dato il successo dell'opera Gilbert, beh, potrebbe essere una forza di tipo, una sorgente di tipo magnetico, perché lui descrive in quest'opera il magnetismo terrestre. Prima si pensava che la bussola funzionasse perché c'era un magnetone grande al polo nord, in realtà non era così. Mi è dato l'idea che la Terra stessa è una calamita che produce il suo campo magnetico. Ma un contemporaneo francese, un certo, vediamo se riesco a trovare il nome esatto, qua, 1600, il libro scrive il De Magnete, 1603. Un altro studio di Giovanni Johannes, questo è di Parigi, 1605, 1694. Nel 1645 scrive un libro che si chiama Astronomia, Filolata, non chiedetemi l'origine del nome. Questo Guglialdus, che è ritenuto uno dei più grossi astronomi del periodo che va da Keplero a Galilei, sostiene il modello eliocentrico e rifiuta però l'idea di Keplero che l'effetto del Sole sia di origine magnetica. Perché, notate bene, dice, se fosse di origine magnetica, l'effetto, noi adesso lo chiamiamo forza, del Sole dovrebbe decrescere come l'inverso del quadrato della distanza. 1645, 22 anni prima del principio. La prima idea che la forza va con l'inverso del quadrato della distanza storicamente è questa. Potrebbe forse essere stata contenuta anche nel lavoro di Seleuco oppure nell'ottavo libro di Apollonio, questo non lo sapremo mai. Ed è un argomento a confutare, tu dici non può essere magnetica, perché se fosse magnetica non sarebbe come 1 su R, ma come 1 su R quadro. Poco più tardi, un altro personaggio notevole della storia, Huygens, olandese, afferma che fa uno studio quantitativo sul
sulla forza centrifuga e centripeta. Studia il moto circolare e introduce quella che chiamiamo adesso la forza centrifuga. Fa un'applicazione ai pianeti e dimostra che il moto circolare o pseudo circolare o approssimativamente circolare deve essere un moto che coinvolge una forza di questo tipo. E confrontando la sua formulazione della forza centripeta, che noi abbiamo già visto lo scorso anno, il Sole, la Terra, la forza è massa, velocità al quadrato diviso il raggio della traiettoria, approssimando, ripeto, come ci sono. Ma attenzione, la velocità, se in prima approssimazione approssimo l'orbita come circolare, è 2 pi greco pi raggio diviso il periodo. Moto circolare uniforme. Quindi la forza che guida la Luna attorno alla Terra o la Terra attorno al Sole ha un andamento di questo tipo, 2 pi greco r su t, tutto alla seconda diviso ancora t, cioè 4 pi greco alla seconda m r alla seconda diviso, dice r, scusate, diviso t quadro, e c'è un r qua e questo si semplifica. Tutto chiaro? 4 pi greco alla seconda r quadro, t alla seconda, e poi c'è ancora r denominatore, che si semplifica con questo. Ok? Ma la descrivo. È la massa della Terra, r. Ma dalla terza legge di Keplero, alla seconda è proporzionale a r alla terza. Quindi f, che è 4 pi greco quadro m r su t quadro, è proporzionale a 4 pi greco quadro m r alla terza. La forza va come l'inverso del quadrato della distanza. Christian Huygens. Qualche decennio prima dei principi. Ma che Huygens non riconosce in questo un valore universale, lo tratta come un caso particolare legato a questa, alla sua derivazione della forza centripeta. Nel frattempo Galileo scrive, conosce Keplero, conosce Copernico e sostiene, anche se non si dà tanto da fare per il modello eliocentrico perché ha alle calcagna l'inquisizione e preferisce stare attento a come parla, ci è stato avvertito, perché a lezione non insegna il modello, visto che insegna la sua fisica, che sta studiando, e questo gli crea qualche fastidio. Grande sostegno da parte della Repubblica di Venezia,
Conti lo chiama a lavorare a Padova perché gli mostra il cannocchiale. 1604 dice: ho saputo, gli arriva una lettera da un conoscente, che gli olandesi stanno utilizzando questo sistema, un tubo con due lenti per il quale riescono a vedere ad esempio gli oggetti molto lontani. Quindi se ne occupa, lo studia, lo costruisce e lo propone ai veneziani come utile strumento di navigazione. Era un'impresa commerciale la sua, essenzialmente, per riuscire ad avere un supporto, un sostegno anche economico, e ce l'ha. E dico: va bene, procedi, ti finanziamo la ricerca e ti diamo la carta dell'Università di Padova. E lui cosa fa? Beh, comincia a utilizzare il telescopio, che era un cannocchiale puntato verso l'alto, inventato dagli olandesi. Non fa nient'altro che cambiare la direzione di vista. Nel 1604 osserva nella costellazione di Ofiuco, nella quale si trova ad esempio la stella Vega e Altair, una stella che prima non c'era, che lui chiama Stella Nova. Dice: questa stella tempo fa non c'era, nessuno la riporta, quindi il cielo evolve, non è come diceva Aristotele immutabile, fisso, eterno, incorruttibile, cambia, e dimostra che si tratta di un fenomeno non atmosferico, un fenomeno celeste, cioè su una sfera ben al di là della Luna, che quindi non sono rigide e immutabili, cambiano coerentemente con il modello della fisica che sta sviluppando. Sta nascendo la fisica che chiamiamo classica, in realtà quella volta era moderna, che è moderna anche adesso, modernissima, la usiamo tutti i giorni. 1609 osserva la Luna, paesaggio simile alla Terra, monti, valli, pianure, eccetera. Stesso anno Giove, con dei puntini luminosi, che sono satelliti che a qualche volta lo seguono, a qualche volta lo precedono. Vede un altro mini sistema solare, dove al posto del Sole c'è Giove che funge da centro di attrazione. Se funziona là, si chiama satellite Medice in onore dei Medici di Firenze, funzionerà anche sull'intero sistema solare. E sviluppa una nuova concezione del mondo, un'idea che la fisica, le regole del gioco sulla Terra sono le stesse che ci sono in cielo. Arriva a formulare il principio di inerzia e lì ahimè si ferma. Dei principi di Newton, il primo, Newton lo riconosce e lo attribuisce a Galileo, cioè questo l'ha detto lui. Il secondo principio della dinamica anche lo attribuisce ad altri, anche se in realtà la formulazione che abbiamo oggi è di Newton. E poi arriva a formulare la legge di gravitazione universale che abbiamo visto all'inizio. Quindi, assumendo, e poi il testimone passa a Newton, il quale costruisce questo enorme edificio nel Principia con scopo precipuo di interpretare i moti sulla Terra e i moti in cielo, unifica cielo e terra, dopo 22 secoli di ricerca. Vediamo in dettaglio la prossima volta come ci arriva.